Pino Lacanina, come allora le associazioni e il volontariato si stanno preparando? Sono pronte a integrare l'innovazione al loro interno e come poi riescono a essere attive nei confronti degli altri interlocutori? Su questo il microfono. Bene, grazie. L'invito anche a me sembra molto importante interagire in questi contesti, proprio perché il mondo del volontariato, io parlo più di quello che del terzo settore, la ricerca presentava uno spaccato più ampio che era il terzo settore, io mi soffermo in modo particolare invece al mondo del volontariato e provo a rispondere alla sua domanda. Ci sono due elementi, a mio modo di vedere, contraddittori tra loro, che sembrerebbero almeno contraddittori in questo senso. Nel senso che il mondo del volontariato sostanzialmente è fatto da volontari, quindi questi volontari normalmente hanno o hanno avuto precedentemente oppure tuttora hanno una loro professione, un loro impegno professionale e con la stessa passione che partecipano alla vita delle associazioni trasmettono all'interno della loro realtà le loro competenze, le loro capacità, no? Questo è specifico, sia nello specifico dell'associazione, dell'intervento che l'associazione realizza nel proprio ambito, ma proprio anche portando quel tipo di esperienza. Per cui in realtà noi abbiamo da un lato associazioni che sul piano tecnologico sono avanzatissime, sono diciamo quelle caratteristiche di capacità di sviluppo, di evoluzione, di guardare avanti che è tipico un po' del mondo del volontariato e quindi intervenire su bisogni ancora non definitivi, non conclamati, anche nell'aspetto così tecnologico sono avanzatissime. Lo dico proprio per un'esperienza personale diretta. Io alcune cose, pur lavorando in contesti anche abbastanza grandi, importanti, eccetera, le imparavo, proprio quelle tecnologiche, le imparavo prima nel mondo dell'associazione da cui io provenivo, perché erano state trasferite a questo mondo da persone volontarie quanto me, con queste capacità e queste competenze, no? Per cui io le prime mail le ho usate, ho iniziato a usare il computer mentre lavoravo ancora all'Opera Don Calabria lì a Vismara, perché ero un quadro della GESCI, degli scavi, perché in GESCI comunque tutta una serie di attività informatiche attraverso amici volontari erano state introdotte e portate avanti in un certo modo. Quindi c'è sicuramente uno spaccato, magari non numeroso, ma dove la tecnologia è molto più avanti ed è di stimolo a tutto quanto. Poi invece c'è il mondo più concreto, più numeroso, che la ricerca mi pare ha ben presentato, insomma, no? E su questo fronte sicuramente è quello su cui noi stiamo investendo e lavorando. C'è uno dei problemi che per esempio vediamo è quello legato al sito web. Noi facciamo come CSV della formazione, del supporto, dell'aiuto per costruirsi il proprio sito, quindi il nostro corso sull'imparare a costruirsi un proprio sito web è uno dei più frequentati dalle persone, dai dirigenti delle organizzazioni di volontariato, perché si capisce l'obiettivo, l'attenzione che c'è nello sviluppo delle tecnologie. Però poi magari molto spesso succede che il sito diventa la vetrina, cioè non c'è poi la capacità di aggiornarlo, di renderlo costantemente adeguato ai bisogni, quindi un supporto necessario che va ulteriormente dato in questo senso. Ci sono molti aspetti su cui noi come CSV stiamo aiutando le organizzazioni di volontariato a fare dei passaggi in questo senso, anche perché anche il modo di reclutare, diciamo, i volontari si sta modificando nel tempo. Certamente funziona ancora molto il passaparola, il vedi quello che faccio, il trasmettere l'entusiasmo e la voglia agli altri di quello che tu stai facendo, e questo sicuramente è un passaggio importante. Però sempre più ci sono persone che vogliono in qualche modo rendersi utili, capiscono il senso della cittadinanza attiva appunto attraverso il rendersi utili, però poi non sanno come muoversi, come iniziare, no? E allora stiamo studiando strumenti innovativi anche da questo punto di vista. Alcuni
con iniziative specifiche che sì, richiedono anche lì un po' di tecnologia, ma non è quello l'elemento essenziale. Per esempio, abbiamo sviluppato l'anno scorso questo tema del volontari per un giorno, no? Cosa che una volta ci inorridivano, che veniva dal volontariato scuro, guai, però era un modo di attrarre anche il mondo giovanile su questi fronti. Ma ancora di più, questo non richiedeva grandi impegni tecnologici, ma ancora di più, per esempio, ci stiamo muovendo su situazioni innovative come un matching proprio informatico sostanzialmente, mutuando dei modelli che il mondo anglosassone ha già. E su questo stiamo ancora lavorando, siamo in una situazione dove stiamo andando a capire come, in questo senso credo che gli amici che sono qui presenti e la collaborazione che abbiamo con voi potrà spingerci ancora di più a perfezionare questo tipo di ricerca che stiamo facendo, perché non c'è ancora un prodotto italiano in questo senso. Esiste invece nel mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti, questo meccanismo per cui uno che ha X ore entrando nel sito specifico riesce a individuare nel proprio territorio quel poco tempo che io ho a disposizione con quelle competenze dove posso giocarle utilmente, magari episodicamente, però può farlo. Ecco, certo, c'è un salto culturale in questo che stiamo anche un po' facendo e con un po' di resistenza, perché per chi come noi magari viene da un mondo dove l'aspetto valoriale è così forte, sembrerebbe che questo si discosti da questo, però noi crediamo che non sia così, ma qui non è il luogo dove approfondire questa tematica, semmai ci sono altre situazioni.